Che vuoi sapere? Quello che ti piace. Non ne possiamo più. Di ultima cosa? Settimana di fuoco, no, di acqua, visto che piove, per andare verso la prima sfilata del carnevale 2015. Ma tu che stai facendo? Taglio polistirolo, Sergio dipinge, Laura piccica carta, Mario, meglio che non diciamo. Mario ne esci sotto. E vai! Ricordatevi del futuro. Ricordiamoci tutti del futuro. Sempre. C'è sempre questo tema... Più scuri mezzanotte non può fare. Ma non c'è questo tema ambientale, no? Ambientale. L'anno scorso c'era il Nomuos. Quest'anno c'è... C'è il Greenpeace. 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 Dilla tu qualche cosa che sei principale. No, meglio non. Sergio? Sì. Com'è questa esperienza? A quante gare hai colorato? Con questo io penso siamo a circa 8 carri? 8-9 carri forse, sì. Dovrei farmi bene il conto. Quanti mestieri ci sono qua dentro? Dai, veloce. Qua dentro 6. Elenchiamoli. Fabbro, elettricista, pittore, modellatore e... come si dice noi? E poi... sì. Carpenteria più o meno, no? Sì, poi... Disegnatori. Disegnatori pazzoi di vari, no? Quello più importante è chi esce i soldi. Direttore artistico è l'ottimizzatore, attenzione, è l'ottimizzatore. Cos'è questo ottimizzatore? Ottimizza i pezzi con il polistirolo, con tanti vari oggetti per abbellire il pezzo finale. Quindi è fondamentale, l'ottimizzatore. Sì, ottimizzatore. Abbiamo fatto lo smanicato, che era l'unico rimedio per... Giubbotto smanicato, avanti, sì. Dai. Sono I colori sono i tuoi. I colori sono i miei, sono, i colori sono del mondo. I miei li posso un pochettino, come ti posso dire, interpretare, però i colori sono del mondo, giusto? E cerco di dare un pochettino di, come ti posso dire, brio, di lucentezza, di felicità, in questo momento un pochettino di grigiume, però... è piacevole su tutti i punti di vista sporcarsi le mani, come ti posso dire, mescolare, miscelare, anche perché non capita spesso di lavorare con litri e litri di colore, no? C'è uno abituato un po' con il tubetto, con che so, il piccolo recipiente, invece qua si lavora proprio con queste masse di pigmento, di colore bello, anche puro in certi sensi, no? E questo un po' aiuta, secondo il mio punto di vista, in un certo periodo a liberarti, almeno io lo dico. Liberi i colori o liberi te stesso? Mi libero me stesso, lo sto dicendo, è una cosa mia molto, non lo so se lo posso dire, ma l'ho detta e lo dico, cioè in questo periodo io un po' mi sfogo, anche per questo ho una forma di passione di, e anche di, non lo so, di tristezza, no? Cioè ha una liberazione, è un'espressione qualsiasi espressione libera, e... sia che sia scrivere, sia che sia modellare, sì, sia che sia sì. Dipingere e uno cerca di, non lo so, di tirare fuori un po' queste sensazioni, di dare proprio il massimo, nello stesso tempo penso di purificarmi. Ecco, è una forma di purificazione e per questo ogni anno dico sempre: ah, io voglio smettere, però il mio organismo ha l'esigenza di forse di depurarsi durante tutto l'arco dell'anno, perché io sì, modello un po', dipingo, però quello che faccio qua non è la stessa cosa che uno può fare in altri posti. Questo. Senti, ma una cosa sulle luci, che qua sono diverse. Sì, con le luci stiamo cercando di dare un aspetto un po' diverso, un po' più scenografico a livello tecnico delle luci, cioè lasciare molti punti molto chiari, lavorare molto con le superfici e con le luci cercare di dare anche delle sfumature, dei passaggi proprio cromatici sulla pittura, cioè intervenire con la luce all'interno, cioè sulla pittura e viceversa, e si creano queste sfumature che magari
non si vedono così ad occhio nudo, ma giocarci insieme al tecnico delle luci proprio. Cioè si ritorna più forse un punto di vista più essenziale rispetto al sovradosaggio che c'è con le luci. Perfetto, che rende un po' più diciamo piatto la superficie, perché naturalmente le ombre, le sporgenze, quella luce bianca un po', non un po', in certi casi si esagera e si appiattisce tutto. Invece così si cerca di dare delle penombre, delle dissolvenze in modo da creare questi effetti proprio di passaggio, e anche degli effetti posteriori si cerca anche di dare degli effetti con della carta dorata, argentata. E allora andiamo a vedere. E andare a fare questi passaggi. Andiamo a vedere di là? Andiamo là. Vai. Anche, dicevo prima, il discorso anche pittorico diventa un discorso più materico, no? La pittura, se almeno quest'anno ho avuto anche la fortuna di trovare degli oggetti, dei soggetti che hanno realizzato i ragazzi, che permettevano proprio di lavorarci a livello proprio materico. E questo già per me significa innovazione, no? Cioè non è il semplice, diciamo, discorso areografo oppure pittura, puoi intervenire soprattutto con delle pennellate, che è da un bel po' che qua non si utilizza. Certo, questi sono pennelli. Questi sì, pennellate proprio superfici, che naturalmente lo permetteva l'opera, cioè il discorso del risultato finale, come anche nell'altro pannello utilizzare questi effetti molto più tridimensionali, scenografici, con quel volto, e naturalmente la pennellata che va a distinguere proprio il volto. E senti, là c'è quella maschera d'argento? Maschera d'argento è una... forse ci stiamo provando a creare qualche cosa di particolare, di nuovo, sempre con il discorso lavorarci con gli effetti di luce, cioè giocarci con la luce. E allora, se si riesce, e penso che il risultato, cioè, dovrebbe venire bene, speriamo. Vabbè, poi ovviamente ognuno trae le conclusioni, no, però è l'espressione, un'espressione diversa rispetto a quello al quale siamo abituati, diciamo. Sì, sicuramente, questo... Avanti, fammi la presentazione. Ecco, presentazione qua, a sto punto qua ora possiamo andare sul gioco mistico, quasi sarcastico e nello stesso tempo... goliardico, nella fattispecie in cui noi abbiamo la rappresentazione materica del signor Di Paola Rosario. Lui è proprio il perno conduttore del suo della situazione. Allora, mettiamoci... Io mi congedo però, perché devo sistemare. Tu continui con le tue cose. E tu vai a fare. Ciao ragazzi, ciao Michele, ciao. Ciao K. Allora. Carnevale viene inteso da noi in modo diverso, perché non si tratta del solito pupazzo di carnevale, ma più che altro si cerca di raggiungere un effetto scenico e un certo tipo di scenografia all'interno dell'opera stessa. Come già detto da Salvatore prima, c'è una ricerca nel colore, una ricerca nella forma e una ricerca anche nelle strutture. Ovvero le strutture che si sono realizzate in quest'opera sono delle strutture imponenti, allo stesso tempo con dei movimenti nuovi che poi alla fine raggiungeranno quello che sarà l'effetto che si intende ottenere alla fine. Il messaggio compiuto. Esatto, il messaggio compiuto. E abbiamo infatti queste pannellature con queste sagome molto lineari e nuove, lontane dal... Questa in effetti è la prima volta che la vedo qualcosa del genere. Lontani da quella che è la solita sagoma morbida e sinuosa, ma con questi spigoli vivi si cerca di raggiungere quella meccanicità che l'opera vuole venire a rappresentare, ovvero la robotica, tutto quello che è il futurismo robotico e tutte queste tipo di... Questo a livello di messaggio, esatto. Messaggio di carro, esatto. Oppure come... Il carro si spezza in due parti, ovvero la parte naturale, che è quella che è la natura stessa, l'origine dell'uomo con il gorilla, la fase di intermezzo che poi sarebbe il fulcro di quello che è la vita, ovvero la nascita, quindi la donna fertile,
si spezza quindi in tre parti. L'ultima parte è questa parte meccanica. Quello che si vuole ottenere quest'anno è spezzare il carro in due sezioni, ovvero una sezione molto naturale, una sezione che sarà successivamente, è quello che stiamo arrivando, è il progresso, ovvero con il progresso, ovvero la freddezza di quello che è il futurismo della tecnologia. E questo è il messaggio che vogliamo mandare noi, che praticamente non c'è più questa fase di l'uomo che si piega sulla tecnologia, l'uomo che si perdendo piega la tecnologia. Oggi diventa molto più semplice dire non possiamo costruire una famiglia perché non abbiamo le basi economiche e quindi non facciamo più un figlio perché intacca sulle spese economiche. Però nel momento in cui esce un telefonino, una macchina, un computer, la villa con la piscina, ci facciamo in quattro per comprare e per avere queste cose. Quindi siamo schiavi, diciamo, della tecnologia, e il punto interrogativo è dove arriveremo in tutto questo. E questo è il significato del tema, riassunto in poche parole. Oh, molte grazie. Prego. Allegorico ha una lavorazione mediamente di 6-7 mesi, subito dopo settembre, e una composizione soprattutto di gru e materiale ferroso che viene montato soprattutto sul carrello che va poi a comporsi. Cioè sotto c'è un rimorchio di camion? Sì, un rimorchio di camion, e poi sulle gru viene composta tutta la struttura che fa parte dei busti, delle facce e delle strutture portanti. Su questo poi viene applicata la carta e le varie decorazioni, dopodiché le luci, si parla su 10.000 lampadine e una... Chilometri di filo? Ma hai idea? Infinite, si parla sulle 50-60 km di filo. E poi i fari come contorno alle luci che vengono apposte proprio sulle facce dei pupazzi, e basta. Poi per il resto i movimenti sono idraulici, tutte telecomandate con centraline. Perché ormai c'è la centralina esterna, perché noi praticamente vediamo che c'è il tipo, il manovratore che si mette durante l'esibizione. Ci sono tre manovratori, perché il carro è composto la maggior parte su tre fasi: uno è a terra, due sono sopra. E poi questo tutto telecomandato dai sotto dei quadri elettrici, dove gli elettricisti danno i comandi. Che ormai, diciamo, più che di sfilata si punta di più sull'esibizione. Solo esibizione. Con la nuova edizione abbiamo tre sfilate e tre esibizioni. L'esibizione è il portamento del carro, perché su quello si va a fare i movimenti, si va a dare anche il significato del carro e soprattutto si va a fare una scenografia completa di tutto, anche con la musica e la colonna sonora. La colonna sonora, perché ormai è entrata di fatto anche questa. Certo. La colonna sonora e tu ce l'hai pronta? Sì, tutto pronto. Già ce l'hai pronta, ma più o meno? 15 minuti di colonna sonora. 15 minuti già montate, già montate, con i tempi. Solo gli effetti speciali e basta. Ma montato sui tempi del carro comunque. Certo, tutto sulla tempistica, partiamo davanti e finiamo di dietro. Tre fasi di esibizione. Su questo ce n'ha quattro. Quattro fasi addirittura. Quattro, perché abbiamo un cambiamento di scenografia volante, diciamo, in aria. Ah, va bene.